Audio Jungle. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con WISP, Sport per tutti estate, appuntamenti che ci accompagnano lungo questa estate per parlare delle attività sportive dell'Unione Italiana Sport per Tutti Abruzzo e Molise, soprattutto delle attività estive che le varie federazioni e vari settori agonistici e sportivi della WISP portano avanti in questa lunga e calda estate, un'estate comunque di ripartenza. Questa sera parliamo di equitazione, lo facciamo con la responsabile dell'attività equitazione della WISP Abruzzo e Molise, Rosanna Mosca. Buonasera Rosanna. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie ovviamente a te per aver accolto il nostro invito, per permetterci di parlare di questa splendida disciplina dell'equitazione che in Abruzzo ha tanti appassionati che la praticano e la seguono, e noi dunque approfittiamo proprio della tua presenza per parlarne. Soprattutto Rosanna, per parlare di un progetto che voi state portando avanti, che, a cui tenete in maniera particolare, un progetto di sport, ma direi anche e soprattutto di integrazione e di sociale. Sì, è un progetto che stiamo riproponendo perché era nato qualche anno fa, prima che ci trasferissimo qui in Abruzzo, ed è un progetto sempre sul discorso del razzismo, purtroppo. Quindi abbiamo proposto un campus invitando 4 bambini di nazionalità italiana ad avere l'opportunità di uno sconto per il campus di una settimana, invitando 4 bambini di nazionalità diversa. Una carissima artista ci ha fatto un bellissimo quadro dove io ve lo faccio vedere, non so se si vede, uscirà fra un paio di giorni, Amici per la pelle. Il nero, il giallo, il bianco sono solo sfumature di acquarello sotto il grande arcobaleno nella nostra Poniteca. I bambini tutti in coro fanno yao. Non so se si vede. Si vede benissimo, Rosanna, si vede bene. Ecco, grazie. È un bellissimo quadro dove il colore non fa la differenza. Quindi lo lanceremo e ci auguriamo naturalmente che ci sia una adesione. Quindi stiamo. Dove si svolgerà questo campus? E ti chiedo anche, approfitto per chiederti, come è nata l'idea di portare avanti questo progetto? Allora, si svolgerà comunque nella nostra sede ASD Cavalcanti a Controguerra, comune Teramo. E è nata qualche anno fa anche perché io devo dire ho avuto sempre contatti con soggetti di altre nazioni. Io ho una figlioccia
nata da una mamma ecuadoregna che devo dire l'avrei clonata, purtroppo si è sposata, è rimasta alla periferia di Milano, abbiamo sempre contatti e devo dire che non lo so, è forse un'educazione atavica da parte della mamma che ci ha sempre così indirizzato alla cultura della differenza, che poi ci mettiamo i balsami per diventare neri e, e non ci riusciamo noi. Allora, hai detto bene, hai fatto bene e io ti ringrazio perché abbiamo colto l'occasione proprio per parlare di questa iniziativa. Io adesso vorrei un po' allargare il discorso proprio un po' a 360 gradi, se tu sei d'accordo, per parlare insomma dell'attività dell'equitazione della WISP Abruzzo e Molise, di quello che fate, di quello che avete in mente di fare anche per i prossimi mesi, per le prossime settimane, e chiederti un po' qual è l'identikit di chi pratica l'attività dell'equitazione con la WISP Abruzzo e Molise. Ecco, noi ci siamo indirizzati molto sulla relazione, sulla comunicazione attraverso il cavallo. Io ho fatto un percorso di 2 anni in Francia dove ho acquisito il rapporto con il cavallo attraverso la voce. In questo momento mi manca l'ultimo percorso per avere la qualificazione richiesta dal Ministero della Sanità per coadiutore del cavallo, quindi l'attività soprattutto nel disagio. Ma tra virgolette, qual è il disagio? Perché me lo sto chiedendo, è un disagio che si così quello che intendiamo noi, il bambino down piuttosto che il bambino autistico piuttosto che il bambino depresso, ma ognuno di noi ha un disagio. Quindi il cavallo, la scienza ce lo dice, perché ormai la scienza lo ha confermato, che è una grande risorsa spirituale, emozionale, e quello che si dice è il sesto senso, lui ci riconosce. Possiamo dire, possiamo dire che c'è davvero un ruolo terapeutico, se mi consenti il termine, del cavallo nei confronti dell'uomo, del ragazzo, del bambino. Insomma, il cavallo avverte molto la presenza dell'essere umano, della persona. Sì, e io ogni giorno mi stupisco di fronte al comportamento del cavallo quando si relaziona con il soggetto umano, con il bambino ha un certo comportamento, con la persona disabile ne ha un altro, con la persona tra virgolette abile ne ha un altro ancora. Riesce a distinguere? Riesce a distinguere? Sì. E questo è importante. Non solo io lo verifico, anche perché io naturalmente vivo con loro, io ho praticamente i cavalli in casa, se vogliamo, è un po' come chi vive il cane in casa, il gatto. E devo dire che ogni giorno mi sorprendo e da loro impariamo tantissimo, e loro ci trasmettono veramente delle risorse emozionali che noi non riusciamo ad afferrare. Prima di parlare di qualche altra attività che voi portate avanti anche con l'associazione I Cavalcanti che tu presiedi, a tal proposito, perché è anche un po', credo, la domanda che vorrebbero farti i nostri telespettatori, insomma, come si tiene un cavallo, insomma, cosa si fa durante la giornata, quali sono le, chiamiamole così, incombenze, se mi perdoni il termine, insomma, è impegnativo avere un cavallo, insomma, che cosa bisogna fare per far sì che questo cavallo sia in buone condizioni?
Allora, il cavallo è come un bambino, c'è un grandissimo medico che ha codificato il cervello del cavallo, si ferma all'età di 7 anni del bambino. Quindi quando noi ci rapportiamo con il cavallo dobbiamo considerare che abbiamo una relazione con un bambino di 7 anni. E questo è molto molto importante e sarebbe importante trasferirlo ai genitori. C'è tutto un discorso educativo molto importante che potrebbe essere veramente una risorsa per tanti genitori, per tanti istruttori, per tanti educatori. Naturalmente bisogna avere tanta sensibilità prima di tutto, tanta osservazione, tanta pazienza, e i risultati si vedono lentamente, molto lentamente. È un discorso che purtroppo pochi conoscono, perché l'idea è quello di cavalcare il cavallo e non di relazionarsi col cavallo. La parte più difficile è proprio il lavoro a terra con il cavallo. Una volta che abbiamo raggiunto la sua confidenza, la sua partecipazione, cavalcare è la cosa più semplice. Allora, ci avviamo verso la conclusione della nostra trasmissione, sì. Però io vorrei tornare a parlare un attimo delle attività che voi fate come settore attività equitazione della WISP Abruzzo e Molise. Insomma, l'estate, come direbbe una famosa canzone, sta finendo, comunque entriamo nel mese di agosto. Cosa fate, cosa farete nei prossimi mesi nel periodo invernale, ovviamente sperando e augurandoci che la situazione dell'emergenza sanitaria sia sempre più destinata a migliorare? Sì, beh certo, all'aperto noi ci possiamo permettere. Siete avvantaggiati. Sì, questo è avvantaggiati. Dubbio. Noi facciamo all'interno non solo l'attività con il cavallo, ma in presenza del cavallo. Quindi quello che io vorrei passare come input, attività che nella WISP si possono svolgere, il tiro con l'arco piuttosto che la corsa, la palla canestro, perché ci sono spazi, e soprattutto l'educazione alla natura, e sempre con in presenza del cavallo. Questo è il nostro input, cioè qui non facciamo l'equitazione per arrivare alle Olimpiadi, no, assolutamente no. Questo è un'opportunità per vivere la natura, per vivere l'animale e per vivere la gioia di condividere e di relazionarsi sia con gli animali sia con i propri con le persone, con i propri amici. Questo è quello che noi proponiamo, cioè siamo aperti a 360 gradi. Rosana, allora, prima di salutarci vogliamo dare qualche riferimento, insomma, per chi volesse avvicinarsi al settore equitazione della WISP, anche alla vostra associazione I Cavalcanti, insomma, sì. Cosa deve fare, se avete dei siti internet, delle pagine Facebook, insomma vogliamo dare qualche informazione affinché chi è interessato possa avvicinarsi al vostro mondo e al mondo dell'equitazione della WISP. Sì, noi abbiamo tenuto la pagina su Facebook e ora su Instagram, ASD Circolo Ippico I Cavalcanti, quindi possono contattarci attraverso queste pagine, trovano tutte le informazioni, i nostri riferimenti, e insomma se possiamo essere disponibili anche per un discorso di sia educativo, sia emozionale, sia ludico per i bambini e anche adulti, noi siamo molto disponibili.
Grazie, grazie a Rosanna Mosca, responsabile dell'attività grazie. Equitazione della WISP Abruzzo e Molise, grazie davvero per averci fatto conoscere questo mondo dell'equitazione e davvero il valore di questo animale del cavallo, amico dell'uomo come se non più del cane. Grazie davvero Rosanna, con te l'appuntamento per qualche altra edizione della nostra trasmissione, grazie ancora e buona serata. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Grazie dunque a Rosanna Mosca, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con WISP Sport Estate si conclude qui, appuntamento alle prossime edizioni dalla nostra redazione, l'augurio di una buona serata. Audio Jungle. Jump.